Carlo Mannoni, ciao Carlo, ma sai che stavo pensando di venire in vacanza in Sardegna? Ciao, vieni, vieni, perché qui in questo momento si sta abbastanza bene, direi. Peraltro, ogni volta che mi dicono qualcosa sulle vacanze, periodicamente faccio questo post casuale dicendo vorrei andare in vacanza con la famiglia, dove potrei andare, mi dicono tutti ovviamente Sardegna, Sicilia, eccetera. E Sardegna adesso mi dicono siamo covid free, noi siamo covid free, e allora dico non lo so come fate a sapere di essere covid free, però insomma sto ragionando forse nel nord della Sardegna, insomma a fine agosto vediamo. Sì, sicuramente dal punto di vista covid è una situazione interessante, lo è sicuramente per fare vacanze, dal nostro punto di vista è interessante anche per passare dei periodi più lunghi, anche di, come dire, mix tra lavoro e vacanze, quindi un suggerimento potrebbe essere in futuro magari pensare di passare dei periodi di lavoro da remoto, no? C'è questo grande tema in questo momento a livello nazionale e internazionale sul fatto che si possa un po' in questa nuova normalità avere delle diverse modalità di vita e quindi anche di vacanza e di lavoro. Assolutamente, in Sardegna, pensa che figata lo smart working in Sardegna, cioè tutta la Silicon Valley secondo me si sposterà in Sardegna se questo è il trend. Speriamo, questo è il nostro mini obiettivo. Senti Carlo, non so quanto la gente sappia che voi in realtà, oltre vabbè essere un posto meraviglioso e splendido, però avete sempre fatto un sacco dal punto di vista tech, di investimenti, innovazione, eccetera, eccetera. Dai due numeri e un minimo di contorno rispetto a quella che è la vostra attività su questo fronte. Sì, allora, come fondazione, quindi come attività specifica della fondazione, noi abbiamo un'attività costante nel tempo che nasce storicamente con il rapporto con l'università, per cui noi negli ultimi 10 anni abbiamo investito in ricerca circa 40 milioni e poi siamo molto attivi sul tema del venture capital. In termini relativi investiamo circa 30 milioni già investiti, che sono circa il 3% del nostro patrimonio, cioè una cifra significativa nell'asset allocation di un'istituzione come la nostra. Quindi siamo molto attivi, ci sono una serie poi adesso di iniziative che stiamo supportando e una che si chiama Innoise, Innovazione Idee per la Sardegna, che abbiamo lanciato direttamente e che ha l'obiettivo di mettere insieme privato e pubblico in una logica di promozione congiunta verso l'esterno di questo ecosistema che ha delle caratteristiche storiche, un ecosistema che nasce 30 anni fa, nasce con i primi siti internet, no? Il CRS4 fu il primo sito internet in Italia perché Rubbia era il presidente che veniva dal CERN e portò lo strumento, no? Che era stato realizzato, e da lì nascono una serie di altre cose. Quindi la nostra storia come istituzione è un po' più recente, però la storia del nostro contesto è una storia importante, interessante. Assolutamente. Poi vabbè, insomma, tutti conoscono Tiscali, no? E quindi spesso si associa Sardegna e Tiscali, però c'è molto di più oltre a quell'esperienza. Insomma, ci sono un sacco di iniziative. Come settori, Carlo, invece, su quali settori vi state orientando di più? Dunque, allora, sui settori qui c'è una tradizione storica sull'ICT ovviamente, però poi ci sono alcuni filoni collaterali che magari anche utilizzando gli strumenti di ICT si stanno sviluppando molto. Penso al tema dell'ICT collegato al mondo dell'automotive, penso al tema health che si sta sviluppando e sta dando dei segnali interessanti, penso al tema dell'agricoltura, dell'agri-food, e in generale delle life science, no? Quindi sia il benessere sia la medicina. Ecco. Questo è un tema che vedo molto collegato all'utilizzo delle piattaforme di calcolo, le piattaforme di analisi, che però ha alcuni filoni che si stanno molto molto sviluppando. Avete qualche nome di startup particolare nella quale avete investito, senza far torto a nessuno, ma su cui magari sei particolarmente interessato, hai visto qualcosa di diverso rispetto agli altri? Ma guarda, noi abbiamo investito in un numero importante di fondi di investimento, quindi alcuni tra i più importanti in Italia, quindi indirettamente seguiamo moltissime startup interessanti. Abbiamo fatto un numero molto circoscritto di investimenti diretti. Uno è in Moneyfarm, che oggi è, diciamo, una delle
stage, no, dell'innovazione, no? Nel senso che ormai è un'azienda che sta camminando, che quindi in una fase già di maturità. Abbiamo fatto un altro intervento piccolo su Sardex, che anche quella è una realtà che nasce locale ma che sta facendo una grossa evoluzione, credo che se ne sentirà parlare in un modo nuovo, no? Sardex era un po' sempre collegata al tema della crisi, al tema dell'economia alternativa. Abbiamo adesso da poco un nuovo amministratore delegato molto bravo, che sono sicuro farà evolvere quella realtà in una formula 2.0 più ampia e più funzionale all'economia di oggi. Quindi questi sono due investimenti diretti. Stiamo guardando qualcos'altro. È chiaro che la logica dell'investimento diretto è un po' un mix, nel senso che da un lato è un'opportunità finanziaria, dall'altro è un tema di impatto sul territorio. Queste due realtà sono due realtà che hanno direttamente delle persone che operano sul territorio regionale, e quindi ci sembrava interessante mettere insieme le due cose, il tema finanziario e il tema dell'impatto locale. Poi l'aspettativa e l'aspirazione è quella di far sì che ci siano N money farm in Sardegna. Come molti sanno, Money Farm viene in Sardegna perché ha trovato un contesto particolare, poi adesso sta a Milano, in Germania, in Inghilterra, il mondo viaggia così, non possiamo tenerlo fermo, però ancora oggi ha una bella sede qui da noi. E questo è un modello che secondo noi è interessante per tanti, no? Il grande tema del reshoring di cui si parla oggi, secondo me, vede una realtà come la nostra in una posizione interessante. Senti Carlo, come si fa a... Peraltro mi è fatto in mente che sono stato quando Money Farm a Londra ha fatto l'aperitivo di lancio del fatto che eravamo a Londra, ero andato all'aperitivo, capito? E quindi, diciamo, in quella fase iniziale lì, in cui ancora non si capiva, insomma, se quel modello di robot advisor potesse meno funzionare. Quindi, insomma, fa sempre piacere vedere quando poi queste realtà crescono. La cosa che ti volevo chiedere, Carlo, è questa. Nel vostro caso, spesso, diciamo, la località è un vantaggio e uno svantaggio. Un vantaggio perché chiaramente avete la forza del territorio, delle caratteristiche particolari, eccetera, eccetera. Lo svantaggio è che il rischio è quello di restare poi isolati in un proprio, no, ecosistema. Voi mi sembra invece che spingete per avere una visione molto più aperta e più allargata. Dimmi come la interpreti. Sì, la interpreto così, no? C'è sempre questo dibattito se si possono fare una, due, tre Silicon Valley che hanno un'energia propria. Io personalmente credo che, avendo anche passato dei periodi prolungati negli Stati Uniti, occupandomi appunto di questi temi, oggi come oggi il tema per una realtà come la nostra sia quella di essere un polo ben connesso con i grandi centri. L'Europa, il mondo è fatto di un numero tutto sommato numeroso ma circoscritto, no? Di grandi poli di attrazione. Questi poli di attrazione possono essere collegati e utilizzare in via di univoca aree che hanno altre caratteristiche, che sono quelle di avere per esempio dei giovani molto ben formati, una forza lavoro molto seria ed affidabile, poter in qualche modo gestire un processo di crescita e di formazione nel tempo senza avere il problema, no, dell'eccessiva mobilità. Quindi io vedo il nostro mondo come un'isola iperconnessa, ci sono un sacco di cavi sottomarini che passano nel mare Tirreno, vanno in Sicilia, vanno nel Lazio. Noi siamo molto molto ben connessi. Tu hai citato Tiscali. Tiscali fu uno degli investitori di un progetto che si chiamava Ianna, che ha posato proprio questi grandi cavi sottomarini, quindi ridondati, perché vanno sia a nord che a sud, quindi la Sardegna da quel punto di vista è iperaffidabile. È un posto dove non ci sono problemi dal punto di vista geologico, quindi è a bassissima intensità sismica, quindi è un posto perfetto per fare dei data center, per fare dei business center, per fare disaster recovery. Insomma, ci sono molti temi che ci consentono di stare dentro il sistema. Quello che sta avvenendo è che sicuramente con il nuovo scenario concentrare il rischio in un'unica area non è una buona idea per tutte le aziende di medio o grandi dimensioni. È molto meglio avere
PIM distribuiti, no? Distributed Ledger, di cui si parla tanto nel mondo del blockchain, vuol dire questo, che alla fine hai tanti poli ben connessi, ma nessuno dei poli può far cadere il tuo sistema. Su blockchain, Carlo, state facendo qualcosa? Ma allora, c'è qui un gruppo di attenzione, un gruppo di studi. Sinceramente è un tema sul quale io personalmente sto lavorando in un gruppo che riguarda più che altro i metodi di pagamento, quindi non specificamente blockchain, un progetto che c'è in ambito Bocconi, nel gruppo Banfi Carefin. Stiamo ragionando su alcune cose. Blockchain io lo vedo soprattutto come un sistema di tecnologia più che di vera e propria soluzione. Ci sono tutti i temi poi di natura normativa, regolamentare, no? Che sono i grandi temi. Tuttavia quello che vedo è che c'è un'attenzione molto forte da parte delle istituzioni, non solo da parte del mondo, chiamiamolo, degli outsider che si muovono su questo tema, e quindi ritengo che sia un filone assolutamente da seguire. Per chiudere, Carlo, ragionando sulla cultura, no? Mentre parlavi, no? Ti chiedevo di blockchain perché mi interessava capire, ecco, un po' la tua visione, quali sono le attività, però in generale c'è proprio sempre in Italia il tema della cultura e di come viene visto il mondo delle startup. Io vedo una serie di segnali positivi, oltre all'attività che fate voi. Parlavo stamattina con Fabrizio Palermo, amministratore delegato di CDP, c'è un fondo da 1 miliardo per l'innovazione, e ci sono un sacco di realtà, di startup, eccetera. A volte però quello su cui penso, ma volevo una tua opinione, su cui diciamo rifletto e sono magari un po' scettico, è se effettivamente si riuscirà a cambiare questa cultura italiana, dove ho visto il dato, ti faccio un esempio di Uber, che nel primo trimestre ha perso 2,5 miliardi. Immaginati se una startup in Italia perdesse 2,5 miliardi in un trimestre, no? I titoli sui giornali sarebbero, attenzione, fallimento, chiamiamo i sindacati, cioè sarebbe un disastro. E invece lì uno dice, ah ok, no, adesso evolvono il modello di business. Cioè l'approccio è completamente diverso culturalmente. Come si colma secondo te questa differenza, sulla quale se no non sei competitivo, puoi avere i soldi, puoi avere le strutture, ma se culturalmente continui a ragionare come prima è difficile. Ma guarda, c'è un tema di cultura che riguarda proprio il sistema transatlantico, no? In prima battuta, che riguarda quindi il mondo statunitense versus il mondo europeo, che sono fatti in due modi diversi dal punto di vista dell'innovazione. Noi come sistema europeo abbiamo fatto delle scelte di forte regolamentazione ex ante, no? Quindi abbiamo molte authority, molte regole che sono comunque una barriera d'ingresso importante, no? Da un certo punto di vista tutelano tante realtà, ma dall'altro punto di vista sono per certi versi limitative della capacità di innovazione. Il sistema anglosassone è un sistema inverso, cioè un sistema che ti fa fare quello che vuoi finché poi non arrivi all'antitrust che fa magari il frazionamento di grandi imprese, no? È successo con la Standard Oil, è successo con le AT&T, Bells, quindi sono due modalità diverse. Culturalmente c'è un altro tema, che molto di questo disruption viene da una parte del pianeta che ha quasi geneticamente abbracciato questo tema, no? Il fatto che la California sia stata la terra, il Golden State, no? Il posto dei cercatori d'oro, ma anche il posto dei diritti civili, no? E il posto dove ci sono state le proteste studentesche più importanti del 68. Quindi non stiamo parlando di un posto qualsiasi, no? Stiamo parlando di un posto che ha una dominanza culturale a livello sicuramente transatlantico, direi mondiale. Dal nostro punto di vista, per portare a casa qualcosa, io penso che si sono fatti dei passi avanti enormi negli ultimi anni. Io mi occupo questa posizione da 5 anni. Noi all'inizio eravamo visti come delle mosche bianche che facevano degli investimenti in venture capital. Ora vedo che molti colleghi di altre istituzioni analoghe li fanno. Il progetto del Fondo Nazionale di Innovazione è un progetto che sta partendo molto bene e sta dando un'oggettiva accelerazione. Si muovono tante cose e io penso che ci sia un po'
un collegamento tra questo e quello che sta accadendo anche nelle università. Mi riferisco a tutto il tema delle competition, delle start up, dei contamination lab, cioè c'è tutto un mondo che sta aiutando a cambiare la cultura dei giovani, sia in termini di imprenditorialità, sia in termini di capacità di gestire il rischio e anche l'insuccesso, perché questo è uno degli elementi culturali ai quali noi ci dobbiamo abituare. I giovani che magari non riescono in una prima fase ad avere un grande successo, io penso accumulino una quantità di conoscenze, di esperienza che forse molti master non sono in grado di trasmettere, se non in un periodo prolungato. Può tornare poi utile. Super, Carlo, in bocca al lupo per tutto, e se passo la Sardegna ti chiamo allora. Ti aspettiamo. Ciao.